Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e che stiate passando delle belle giornate. Allora, bisogna parlare un pochino di quello che è successo nelle ultime ore, perché c'è una voce di mercato particolarmente insistente che riguarda una leggenda della Juventus che a fine stagione, sapete bene, potrebbe lasciare i bianconeri. E ve lo anticipo già nei primi secondi di video, il giocatore è Chiellini. Chiellini è un giocatore di 37 anni, ma quello che mi stupisce in tutto ciò è un'altra cosa. Vi spiego un pochino quello che succede perché, credetemi, è un video un po' particolare, nel senso che vado ad accertarmi di una cosa nel frattempo e vado a dirvi una cosa veramente molto importante, perché questo giocatore qui si trova all'interno di un conflitto adesso particolarmente duro. Okay. Chiellini non sa essenzialmente ancora cosa fare della propria vita, ma avrebbe comunicato, secondo la stampa, giustamente internazionale, avrebbe comunicato cioè di voler chiudere comunque la propria carriera fuori dalla Juventus. Che cosa sta succedendo? Ci sono tre possibilità che adesso la Juve può fare, può imbeccare, e sono tre cose che Chiellini può fare all'interno della Juve. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, vi invito ad iscrivervi ovviamente al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni ragazzi nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Trovate tra l'altro il link di OneFootball in descrizione, che è l'app numero uno dedicata al calcio, quindi scaricatela, e trovate ovviamente anche il link dedicato ad esempio ai miei link social, quindi se volete fate questa cosa qua. Allora, facciamo un discorso un po' generale, ok? Facciamo un discorso tranquillo e generale. Chiellini c'ha 37 anni. A 37 anni, con una fisicità come quella di Chiellini, te devi pure rendere conto che è arrivato il momento di dire basta. Perché Chiellini c'ha questo problema al polpaccio che lo continua ad ossessionare. Non riesce a fargli fare 10 partite di fila. È un giocatore che comunque ha dato tanto alla Juve perché è una leggenda della Juventus. Ma da questo punto di vista non c'è nessun tipo di problema con lui a livello relazionale. Cioè la Juve sta cercando di capire che vuole fare Chiellini nella vita, perché Chiellini non ha ancora dato una risposta. Quindi si sono aperte tre possibilità per Chiellini e questa è una cosa da analizzare attentamente. Prima possibilità, e questa è una cosa meno certa, diciamo, è la possibilità, non meno certa, ma è la possibilità meno accreditata, diciamo così. Prima possibilità, Chiellini prolunga per un anno e continua a giocare per un anno nella Juve. Continua a giocare vuol dire che tu gli paghi uno stipendio ridotto, perché abbasserà probabilmente l'ingaggio, si ritoccherà l'ingaggio per giocare, giocherà poco, perché giocherà quelle 10-15 gare all'anno, quelle importanti, quelle all'interno delle quali sarà chiamato a rispondere, e poi dopo un anno di Juventus, Chiellini si ritirerà. Però è un anno all'interno del quale tu giochi a stipendio ridotto, giochi comunque le partite che te devi giocare, non giochi comunque con continuità, ma perché non ce l'hai la possibilità fisica di giocare con continuità. A prescindere da tutto, la Juventus un centrale di difesa in più lo deve prendere. Perciò ti dico che la possibilità è remota, perché se la Juve vuole prendere un centrale di difesa, uno fra Chiellini, Bonucci deve andare via. Perché se no che fai? Chiellini, Bonucci, Gatti e suo centrale di difesa, più De Ligt, Rugani da mandare via. Ok. Seconda possibilità. E questa è una possibilità molto diversa, molto, diciamo, molto esotica, diciamo così. La possibilità di rescindere il contratto con la Juve consensualmente, quindi si rescinde insieme. La Juventus dice a Chiellini: io voglio che tu ti rescindi il contratto. Chiellini dice alla Juve: va bene, rescindetemi il contratto. Quindi non c'è scontro, non c'è buona uscita da pagare, non c'è letteralmente niente. Ma Chiellini va via dalla Juve e va in MLS, perché in MLS, cioè nella Major League Soccer, cioè il campionato professionistico statunitense, lui ha delle offerte molto importanti anche a livello economico. Sapete come sono quelli dell'MLS? L'MLS è un campionato che ancora oggi è in via di espansione. Se trovano un giocatore pure in là con l'età europeo di livello che può contribuire a crescere, anche a far crescere in generale la squadra, allora lo prendono come star, diciamo. E
Chiellini avrebbe offerte da parecchie squadre in MLS. Stiamo parlando di squadre di primo livello. Stiamo parlando dell'Inter Miami, di David Beckham, stiamo parlando dei Los Angeles Galaxy, stiamo parlando anche di squadre, voglio dire, importanti. Capite cosa voglio dire? Squadre comunque che negli Stati Uniti, raga, vanno, sono squadre di prestigio, di livello. Ti possono consentire di giocare, ad esempio, la versione, diciamo, nordamericana della Champions, non so lì come funziona. Quindi tante situazioni che comunque si potrebbero incastrare. In più, se vai là, cambi pure un po' vita, perché comunque ti levi dall'Italia, che è una vita che stai in Italia, ti porti famiglia e cose varie, negli Stati Uniti cambi proprio prospettiva, perché comunque vai ad abitare in metropoli come Los Angeles, come New York, come, che ne so, ma come Denver in Colorado, cioè città importanti. È una scelta di vita, è come quando tu vai a giocare negli Emirati Arabi o vai a giocare in Australia, sono scelte di vita che vengono accompagnate. E in più economicamente tu non ti dovresti creare nessun problema, perché economicamente stiamo a parlare di squadre che non hanno problemi a pagare Chiellini. Cioè, Chiellini potrebbe anche percepire uno stipendio che qui alla Juve non potrebbe percepire mai, perché stiamo a parlare di stipendi di 6-7 milioni oggi, che ha 37 anni e non glieli dà nessuno in Europa, nonostante sia un fenomeno, perché per me Chiellini è un fenomeno, comunque l'età incide. Terza possibilità. La possibilità relativa ovviamente al ritiro di Chiellini a fine anno, quindi Chiellini sta con la Juve, gioca le partite, chiude con la Juve e si ritira con la Juve da giocatore che chiude con la Juve. Però la possibilità prevede anche l'ingresso in dirigenza di Chiellini come appunto dirigente. Io so che voi sapete che Chiellini è laureato in economia aziendale, tra l'altro con il voto alto, con il voto altissimo. Ed ha fatto una tesi proprio sull'economia sportiva, sul management della Juve, quindi è sempre stato molto appassionato di queste cose. Quando lui di recente ha parlato ai microfoni nazionali, ha detto: io nella mia vita, io allenatore non mi ci vedo, nel senso non riesco a fare l'allenatore perché non ce l'ho quella voglia di fare l'allenatore. Ritengo che l'allenatore non sia un mestiere adatto a me. Non è per me semplice mettermi in panchina e dire alla squadra fai questo, fai quello, quindi non mi sento allenatore, però mi sento dirigente. Mi sento dirigente, quindi mi sento un uomo che può dare una mano in dirigenza, lasciando, diciamo, anche intendere che comunque gli piacerebbe entrare in dirigenza della Juve, perché comunque gli piacerebbe, ha i titoli per entrarci, ha comunque un'esperienza tale per entrarci, eccetera, eccetera. Ora, io penso che la scelta, in virtù del rapporto che c'è fra Chiellini e fra ovviamente la Juventus, sarà lasciata libera a Chiellini, cioè sarà Chiellini a scegliere questa cosa. In due possibilità su tre, Chiellini va via. Cioè, o va via perché si ritira e basta, o va via perché fa il dirigente, comunque dal campo va via. E poi c'è la possibilità della situazione esotica, della possibilità esotica, che è una cosa che io non tendo ad escludere al 100%, perché comunque può capitare nella carriera di un giocatore che tu hai fatto tutta la vita in un paese. Può capitare che a un certo punto dici: guarda, sai che c'è? Mi sento ancora un giocatore, mi sento competitivo, invece di continuare a giocare in Italia, preferisco andare a giocare all'estero. Dove estero non intendo Europa, ma intendo paesi che mi possano non solo dare un apporto economico maggiore, ma mi possano dare pure essenzialmente un'esperienza di vita diversa. Ragazzi, chi di voi non ha mai voluto viaggiare nel mondo? Io personalmente adoro viaggiare, cioè a me piace viaggiare non in macchina, non mi piace quello, non mi piace assolutamente, mi piace viaggiare ad esempio sull'aereo, andare in posti nuovi, in posti esotici, cioè, mi piace girare, mi piacerebbe, ecco, girare il mondo molto di più, ok? Quindi vuol dire andare in paesi diversi, scoprire culture diverse, scoprire usi e come. Io penso che sia normale per un essere umano provare questa sensazione di voler evadere pure un po', no? Arrivato a 37 anni, Chiellini potrebbe pure dire: io sono stato tutta la vita in Italia, sono nato in Italia, sono cresciuto in Italia, voglio fare una scelta di carriera che mi influenza pure la vita. Che è una scelta di carriera importante, che è una scelta di carriera decisiva, che poi non è manco una scelta di carriera pluriennale, perché non è che puoi fare 20 anni in America, però comunque quei 2-3 anni Chiellini in America se li potrebbe fare tranquillamente. È un'idea che comunque tu devi considerare, capisci cosa voglio dire? È un'idea che comunque tu devi considerare e devi capire. Può essere anche che Chiellini
lo faccia. Può essere che Chiellini va, può essere che lì non lo faccia. Che ne sai? Cioè, non possiamo sapere questa cosa, capite qual è il discorso? Non possiamo comunque conoscere le intenzioni di questo giocatore finché questo giocatore non ce le comunicherà. Io ripeto quello che ho sempre detto su Chiellini: su qualunque sia la decisione di Chiellini, io la rispetterò da tifoso. Nel senso che da tifoso e da youtuber, io rispetterò la decisione di Chiellini, perché comunque Chiellini a me ha fatto bene. È stato un giocatore per me fra i più importanti della mia vita a livello Juventus, è uno dei giocatori più importanti della storia della Juventus, è un giocatore che va rispettato qualunque decisione prenda. Sia se si vuole ritirare, e vuole fare un po' come Barzagli. Barzagli si è ritirato e non ha fatto più nulla nel calcio. Lavora a DAZN, lavora come commentatore, c'ha un'azienda che produce vini. La vita di Barzagli è così. Ma ha scelto lui, perché Barzagli era stato preso come assistente di Sarri il primo anno e andò via dalla Juventus perché non si trovava bene con Sarri. È stato richiamato da Allegri dicendo vieni a fare quello che fa Padoin e ha detto no ad Allegri perché non si voleva mettere all'interno di una società e di una squadra di ricostruzione. Cioè Barzagli ha fatto una scelta di vita che uno deve accettare. Dice io voglio stare in Italia, mi voglio ritirare, voglio fare la vita mia, arrivederci. Tutto qua. E poi, onestamente, ovviamente, c'è anche la possibilità che tu debba accettare Chiellini con un'altra maglia. E che devi fare, ragazzi? Non sarà il primo e non sarà l'ultimo. Pirlo è andato negli Stati Uniti, Xabi Alonso è andato negli Stati Uniti, Del Piero in Australia, poi è andato in India, Buffon è andato al Paris Saint-Germain, non è mai uscito fuori dall'Europa, però comunque avrebbe potuto andare fuori dall'Europa perché le offerte le aveva. Giocatori come, che ne so, pure Pelé nella propria vita ha fatto l'esperienza in MLS, perché Pelé ha giocato sempre col Santos, poi a un certo punto andò a giocare con i Cosmos, se non sbaglio, andò a giocare comunque a New York, fece comunque tanti anni lì, se non sbaglio, oddio, tanti anni no, però comunque fece qualche anno lì. Cioè comunque alla fine del discorso tutti i grandi alla fine un'esperienza esotica potrebbero volerla fare, ma perché non è un'esperienza solamente basata sul calcio. Ma è un'esperienza che ti fa riconsiderare un po' tutto, cioè che essenzialmente ti dà la possibilità di uscire fuori dallo schema. Fatemi sapere un pochino nei commenti.